Merita Business Podcast, puntata numero 28. Quindi per decidere che cosa scrivere dobbiamo metterci nei panni di quelli che apriranno la mattina Gmail e ci troveranno dentro 40 messaggi da leggere e devono scegliere quale scartare, quale cestinare e quale aprire. E ci deve essere, devono pensare che noi siamo quelli che gli scriviamo qualcosa di utile. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast, il podcast in cui scopriamo come usare internet per far crescere il nostro business. Vuoi lavorare da qualsiasi computer come se fosse il tuo? Con Safety Cloud Virtual Desktop puoi lavorare comodamente con le tue applicazioni, i tuoi dati e il tuo desktop su ogni dispositivo, anche mobile. Visita safetycloud.it/merita per provare Safety Cloud ed avere così diritto allo sconto esclusivo riservato ai follower di questo podcast. Eccoci qua, io sono Giorgio Minguzzi e oggi sono particolarmente felice perché affronteremo un argomento di sicuro interesse. Oggi infatti parleremo di email marketing con Alessandra Farabegoli. Per chi non conoscesse Alessandra, Alessandra è digital strategist, formatrice e divulgatrice. Ha scritto per Apogeo Sopravvivere alle informazioni su internet, email marketing in pratica e email marketing con MailChimp. Insegna in master universitari e partecipa come speaker a eventi e barcamp. Nel 2012 ha creato con Gianluca Diegoli il progetto di formazione Digital Update. Alessandra, benvenuta su Merita. Ciao Giorgio, sono molto contenta di essere su Merita. Ciao a te e a tutti quelli che ascoltano. Ciao, grazie mille. Oggi parliamo di email marketing, che tutte le aziende in Italia prendono un po' per quell'attività che si fa a Natale e Pasqua per spedire gli auguri. Noi sappiamo bene che non è così, quindi ti chiedo se ci puoi aiutare a capire dove prendere degli argomenti per la nostra newsletter, perché quando vado dai clienti di solito mi dicono sempre ma noi non sappiamo cosa scriverci. Come si fa quindi a fare una strategia per questo tipo di attività di marketing? Sì, infatti lo so che le aziende spesso non sanno cosa scrivere, infatti mandano delle DM, delle mail che proprio non si affrontano, non si guardano. È perché spesso si pensa che l'email marketing sia una roba distinta, appunto, a parte. Invece fa parte di una strategia più ampia, per cui ci dobbiamo interrogare quali sono i nostri obiettivi di business e come l'email marketing ci può aiutare facendo in modo che noi riusciamo certamente a vendere, che è quello che dobbiamo fare tutti, ma anche a distribuire delle informazioni, così i nostri clienti continuano ad essere convinti che noi ne sappiamo, che noi siamo in gamba, e anche a mantenere una relazione, perché non solo, devono anche ricordare di com'è lavorare con noi. Quindi per decidere che cosa scrivere dobbiamo metterci nei panni di quelli che apriranno la mattina Gmail e ci troveranno dentro 40 messaggi da leggere e devono scegliere quale scartare, quale cestinare e quale aprire. E ci deve essere, devono pensare che noi siamo quelli che gli scriviamo qualcosa di utile. Quindi qualcosa di utile o di divertente o di interessante, che può essere soluzioni, notizie in anteprima, delle occasioni di risparmio, è anche magari il senso che stiamo lavorando nello stesso modo, che ci accomuna un po' uno stile, un modo di fare le cose. E sulla base di questa utilità ci dobbiamo mettere davanti al nostro calendario annuale, capire quali sono i momenti salienti in cui possiamo scrivere. Non necessariamente, anzi quasi mai, io consiglio di fare gli auguri per le feste comandate, e se ci pensiamo a mente, diciamo, fredda, ci renderemo conto che possiamo raccontare delle cose interessanti e delle cose utili. Sulla base di questi argomenti andiamo a mettere nel calendario e proviamo a seguire questo calendario. Sì, io penso sempre che gli auguri di Natale non è che non vanno fatti, cioè, però li fai in un'altra maniera, cioè molto più personale. Il tuo commerciale chiama il suo cliente e gli fa gli auguri di Natale, non una bella email, perché così ti sei lavato la coscienza e anche quest'anno sei stato buono. Ma sì, con la GIF uguale per tutti, con le palle di Natale o la neve che scende. Le andiamo. Palle di Natale ce le hanno fatte venire ormai, a forza di farci queste cose qui. Ascolta, ho sentito Jeff Walker, che è un americano molto simpatico, che diceva che sì, probabilmente era 15 anni fa il miglior periodo per iniziare a spedire newsletter, perché le liste di indirizzi si aumentavano, che però il secondo miglior momento è oggi per costruire la propria lista. Ora, tutti quelli che partono anche col fatto che, oddio, a chi la mando?
Come costruiamo quindi una lista di indirizzi da poter usare nella newsletter? Allora, da poter usare è l'espressione chiave, perché noi dobbiamo scrivere a persone che si aspettano di ricevere le nostre newsletter. Se pensiamo di partire da zero, in realtà dobbiamo anche capire se abbiamo già dei clienti, partiamo da zero, e di persone a cui in effetti possiamo scrivere anche, diciamo, in base a quelle che sono le leggi sulla privacy. Quindi, nella misura in cui gli scriviamo delle cose che sono pertinenti ai prodotti e ai servizi che hanno già acquistato, loro sono già una mailing list, un nucleo iniziale di mailing list valido. Poi dobbiamo immaginarci quali sono i nostri migliori clienti possibili, le migliori persone possibili che noi vorremmo andare a contattare con le email, e dobbiamo cercare di immaginare quale potrebbe essere la loro motivazione per ricevere i nostri messaggi. Una volta che ce li siamo raffigurati, che ne abbiamo fatto l'identikit, li dobbiamo andare a cercare nei luoghi dove pensiamo possano stare, che possono essere Facebook, ma possono essere anche le ricerche su Google, andarli a cercare con qualcosa in mano da offrirgli, perché ormai il boxettino "iscriviti alla nostra newsletter, riceverai messa una risposta", e andarli a cercare dove stanno. E ad esempio, da questo punto di vista, scusa, l'advertising Facebook è uno strumento fantastico, perché ci permette di promuovere qualcosa, ad esempio l'iscrizione alla nostra newsletter, partendo da una lista, da un campione, da un target che è simile a un campione che già abbiamo. Quindi, se noi usiamo la nostra mailing list, ci facciamo una custom audience su Facebook e chiediamo a Facebook di trovare delle persone simili a quelle persone lì, ecco che abbiamo già un target molto interessante e molto promettente. Sì, hai ragione quando dici di preparare qualcosa da dare, perché ormai non scodinzola neanche più il cane senza le crocchette, quindi non possiamo aspettarci che qualcheduno si iscriva senza avere un reale interesse, un reale guadagno a seguirci. Bene, è interessante anche la cosa di Facebook. Certo, questo è un capitolo molto sottostimato, secondo me, in Italia, no? Non si guarda Facebook come uno strumento di marketing di quel tipo, si guarda come, non so, un buttadentro un po' generico. Bene, però, ora abbiamo la lista degli indirizzi, abbiamo da prima gli argomenti perché abbiamo fatto un'analisi. Bene, cosa non deve mancare alla nostra email per essere un'email efficace? Ogni messaggio che mandiamo deve avere un equilibrio ben dosato fra tre ingredienti, fra tre elementi. La vendita che si traduce nella call to action, nella chiamata all'azione, cioè si deve capire perché stiamo scrivendo. Il contesto ci deve assomigliare, quindi le persone ci devono riconoscere, si ricordano come li facciamo stare, e noi dobbiamo essere coerenti con il nostro modo di essere. Certo, no, questo è verissimo, anche perché abbiamo una barriera poi da dover sorpassare, che è quella dell'antispam. Barriere che si sono alzate un po' ovunque. Hai qualche consiglio da darci per come preparare la newsletter affinché non venga proprio bloccata dalle maglie dell'antispam? È vero, diventa sempre più difficile non solo non essere bloccati dagli anti-spam, ma anche addirittura consegnare, perché più aumenta il traffico, più i problemi di consegna, la deliverability cosiddetta, diventano un fattore critico. Il primo consiglio è non fare spam, cioè proprio nella sostanza, non essere quelli che mandano messaggi non desiderati, inopportuni, non troppi, non troppo frequenti, non troppo insistenti. Dobbiamo scrivere, e perché se noi siamo effettivamente dei rompiscatole e un po' di persone cominciano a segnalarci come spammer, la nostra reputazione, per così dire, di mittenti si abbassa, e quindi i server fanno viaggiare la nostra posta più lentamente e tendono a intercettarla più spesso. E da questo punto di vista è molto importante che i nostri messaggi siano non solo attesi e interessanti, ma generino dell'engagement, delle aperture, soprattutto dei click, perché i programmi di posta imparano anche dal comportamento delle persone. Quindi, se il mio Gmail vede che io apro sempre le newsletter di Giorgio Minguzzi, molto difficilmente metterà le newsletter di Giorgio Minguzzi dentro la cartella dello spam, continuerà a farmele vedere.
Se invece vede che c'è un certo mittente che mi manda newsletter molto spesso, io non le apro mai, non le clicco mai, a un certo punto comincerà a ficcarmelo nello spam e io neanche me ne accorgerò. Certo. Poi ci sono delle questioni, degli accorgimenti tecnici, mantenere il giusto rapporto fra testo e immagini o mandare da server accreditati, quindi non possiamo fare pensare di fare newsletter mandando da Outlook a 200 indirizzi alla volta in posta nascosta, in conoscenza nascosta. Dobbiamo mandare da un servizio di mailing, dobbiamo autenticare il nostro dominio in modo che la posta firmata da noi, che arriva dal servizio di mailing, venga riconosciuta come nostra e, diciamo, dobbiamo rispettare i criteri di buona costruzione della newsletter. Che gli strumenti di solito ci aiutano, anche perché i tempi in cui su Libero si mettevano in CC tutti questi massa di indirizzi, dai, sono un po' passati. Oddio, qualcheduno li usa ancora, ma è più o meno c'è coscienza. Bene, quali sono gli strumenti che usi tu per fare email marketing? Guarda, io uso dal 2009 MailChimp. MailChimp, che nel 2009 era, diciamo, uno strumento in grande ascesa e oggi è in assoluto lo strumento di email marketing più diffuso al mondo, e mi trovo molto bene, tanto che alla fine, dopo averlo usato per un paio d'anni, ho scritto un post che ha generato un sacco di traffico nel mio blog, e visto che le persone continuavano a chiedermi consigli, a un certo punto da questo post poi è nato un libro che adesso è arrivato alla sua terza edizione, quindi diciamo che sono un po' una specie di evangelista non ufficiale di MailChimp in Italia. Però non uso solamente MailChimp, nel senso che mi capita anche di fare consulenze di email marketing a miei clienti che usano altri mailer, e io dico sempre: lo strumento, non esiste lo strumento migliore in assoluto. La scelta dello strumento arriva dopo che ci siamo un po' chiariti le idee su che cosa vogliamo fare, quanti messaggi vogliamo mandare, che necessità di integrazione abbiamo. Certo, usare uno strumento professionale che ci permetta di fare email marketing in maniera adeguata alla contemporaneità è fondamentale. Come dicevi tu, i tempi dell'invio in Outlook in conoscenza nascosta sono definitivamente passati. Sì, dopo, per molte delle funzioni base, credo che quasi tutti gli strumenti siano più o meno simili. In realtà poi, quando certo, parli giustamente di integrazione, a me viene in mente che MailChimp, ad esempio, io lo integro con quasi tutti i miei CRM, quelli che usano i miei clienti, per cui per me è molto facile. Oddio, è vero che il CRM molte volte ha anche degli strumenti di invio email, però non sono performanti ed utili così come sono ottimizzati. Come poi, ad esempio, MailChimp si integra molto bene con l'e-commerce ed è molto interessante, ad esempio, poter automatizzare l'invio di messaggi in base al fatto che i clienti hanno acquistato o non hanno acquistato da un po' di tempo o hanno acquistato prodotti di un certo tipo, diciamo, si possono fare dei giochi molto molto utili. Sì, come le vedi un po' queste catene di mail che vengono scatenate adesso? Cioè, io mi sono accorto che tu guardi, chiedi una cosa e ti arrivano per 7-8 giorni delle mail in automatico. Io le trovo belle e brutte allo stesso momento, ecco, perché a volte sembrano proprio spersonalizzate. Tu cosa ne pensi? Sono efficaci alla fine? Guarda, gli automatismi li puoi fare bene e li puoi fare male. Quando l'automatismo genera l'impressione dell'invio indiscriminato e troppo pressante, ne mando tante perché tanto non mi costa niente, quello è un automatismo che funziona male. Quando invece c'è un pensiero dietro, io dico sempre che noi dobbiamo automatizzare la gentilezza. Quindi certo, le persone ovviamente sanno che certi messaggi sono generati da una macchina, ma se quello che trapela è il fatto che una persona è stata attenta a mandarti proprio il messaggio giusto per te in quel momento e a metterci le parole giuste e a darti delle informazioni che sono rilevanti per te, ecco che non solo non ci disturba il fatto che il messaggio arrivi in automatico, ma anzi ci facilita la vita. Allora, se lo facciamo bene, l'automatismo genera valore sia per chi lo riceve e sia ovviamente per chi lo costruisce. Per chi lo costruisce, che magari vende qualcosa di più. Parliamo un po' di performance, quindi di statistiche sull'email, perché alla fine tutti se abbiamo voglia di misurarci col vicino, io ho fatto meglio, questa è andata meglio, è anche un giochino simpatico. Ci fai una panoramica delle metriche da tenere in considerazione quando giudichiamo il nostro lavoro sulle email? Allora, ci sono le metriche intrinseche dell'email marketing, che partono dal tasso di consegna,
cioè noi mandiamo 1000 messaggi, quanti arrivano effettivamente a destinazione. Il tasso di consegna è un indicatore della qualità della nostra lista, perché se noi recuperiamo una vecchia lista e facciamo un primo invio, è molto probabile che una buona parte dei messaggi ci rimbalzino indietro, e questo è segno di, diciamo, del fatto che stiamo usando una lista che ormai si è un po' degradata. Poi c'è il tasso di apertura, cioè quante persone effettivamente guardano dentro quello che c'è scritto, e questo è un indicatore della nostra reputazione, perché se noi siamo quelli che scrivono poco ma le cose giuste e dei messaggi mediamente utili e interessanti, molte persone continueranno ad aprirli. Se noi invece rompiamo le scatole con messaggi irrilevanti, ci costruiamo una cattiva reputazione e appunto i tassi di apertura tenderanno a calare. Il tasso d'apertura è anche un indice di quanto siamo stati bravi questa volta a far percepire che questo singolo messaggio sarà interessante, quindi la qualità dell'oggetto e anche delle prime parole, quelle che escono fuori nell'anteprima. Poi c'è il tasso di click. Se le persone leggono ma poi dopo non fanno niente, e il fare qualcosa nel marketing si concretizza nel fatto di cliccare su un link che può portarci o a una pagina dove acquisteremo qualcosa o a un approfondimento, ecco, questo è indice di quanto siamo stati bravi a costruire, a strutturare ed essere convincenti in quella campagna lì. Queste sono le metriche specifiche dell'email marketing. Poi io dico sempre che le metriche più importanti sono quelle più vicine ai nostri risultati, quindi il tasso di conversione, i risultati generati dal nostro canale email. Quando guardiamo nelle analytics, quante vendite ci hanno portato le nostre newsletter, sia in modo diretto, sia in modo indiretto, facendo un assist a delle vendite successive che magari arrivano con delle visite dirette. Ecco, io tendo a privilegiare i numeri vicini ai risultati, più che le vanity metrics. Sì, alla fine è vero, perché poi tu puoi avere anche 100 milioni di follower, poi zero vendite e la tua azienda va a scatafascio, ecco, non è quello. Poi puoi vantarti al bar, però ecco, finito lì. Ascolta, parlavamo prima un po' della noia, no? Di questa automatizzazione che a volte, come posso dire, sembra un po' pesante per le persone, perché si vede che è finta. Tante volte noi però abbiamo il giveaway da dare, abbiamo qualcosa da regalare, si innescano dei meccanismi. Ecco, ci dai qualche consiglio per essere efficaci e non molesti? Allora, guarda, io l'automatismo, il ciclo di email, il corso, sono dei meccanismi classici, e devo dire, non è che perché sono già usati da altri li dobbiamo scartare. Certo, dobbiamo sempre trovare il nostro specifico. Io, ad esempio, nel progetto di formazione Digital Update che ho messo in piedi da un po' di anni, in cui faccio anche corsi di email marketing, fra gli altri argomenti, noi abbiamo creato una sorta di pacchetto di benvenuto che consiste in una specie di autoanalisi del nostro uso della rete. Abbiamo chiamato Digital Checkup. Uno si iscrive alla newsletter e riceve 5-6 email che lo aiutano a fare il punto su come sta usando gli strumenti del marketing digitale. Sono email che hanno dei tassi di apertura molto alti, perché effettivamente per le persone che arrivano sul nostro sito l'utilità percepita è molto forte. Dico per le persone che sono interessate a questo genere di argomenti, perché poi è importante capire che nessuno di noi può andare bene a tutti. Le aziende a 360 gradi, le agenzie a 360 gradi, i consulenti a 360 gradi non esistono più. Oggi tutti noi abbiamo tantissime potenzialità opzioni a disposizione, quindi noi dobbiamo pensare, quando offriamo qualcosa, che si tratti di un servizio o che si tratti di un incentivo a seguirci attraverso il canale email, dobbiamo pensare per chi potrebbe essere rilevante, per chi potrebbe essere importante, sapendo appunto che non possiamo andare bene a tutti. Quando mettiamo a fuoco, e ritorno alla cosa che dicevo all'inizio, l'identikit del nostro cliente ideale, ci rendiamo conto di quali sono i suoi obiettivi e gli ostacoli che deve superare, e dobbiamo offrirgli qualcosa che lo aiuti a fare un passo avanti verso i suoi obiettivi o a schivare uno dei suoi ostacoli. Da questo punto di vista, che si tratti di un piccolo mini corso che anticipa i contenuti della nostra consulenza, che si tratti di consigli per l'uso e la manutenzione dei prodotti che vendiamo, che si tratti di qualcosa che amplia un po' il discorso di quello che noi facciamo come azienda, ecco, sono tutte utilità percepite come tali
che quindi mantengono alto l'interesse. E poi, diciamo, oltre alla strategia, ci deve essere anche una buona esecuzione, perché quello che noi facciamo probabilmente lo fanno in mille altri. Come lo facciamo, quanto siamo accurati, quanto siamo bravi, quanto siamo brillanti, fa la differenza e fa sì che scelgano noi invece che i nostri concorrenti. Giustissimo. Alessandra, noi siamo arrivati al termine del nostro episodio e sicuramente avremo suscitato un sacco di domande che aspettano risposta degli ascoltatori. Al di là adesso della domanda fatidica che faccio sempre, cioè dove ti possono trovare, quali sono i tuoi riferimenti online, ci dici anche... perché so che parlerai a qualche evento nel prossimo mese, magari qualcheduno si iscrive, vuole raggiungerti, vuole seguirti. Ci dai le tue coordinate in modo che possiamo restare in contatto? Sì, molto volentieri. Allora, il mio sito è alessandrafaravegoli.it, ma se uno mi cerca su Google mi trova sicuramente. Io nelle prossime settimane terrò un workshop su MailChimp alla Social Media Week a Milano il 9 giugno e invece il 14 giugno a Bologna un corso di una giornata sull'email marketing. Se mi cercate in rete mi trovate e trovate tutti i riferimenti alle cose che faccio. Se vi interessa invece il tema dell'email marketing potete anche cercare i miei libri. Ho scritto sia un libro su MailChimp, email marketing con MailChimp, sia invece un manuale di email marketing che si chiama Email Marketing in Pratica. Proprio perché io tendo a privilegiare un approccio molto pragmatico alle cose, a cercare di aiutare i miei clienti a portarsi a casa alcune cose che possono fare da subito, da stasera o da domattina. Ottimo, grazie Alessandra per essere stata con noi. Grazie Giorgio. Ciao, ciao, ciao. Prima di concludere l'episodio di oggi, voglio dirvi due cose. La prima è che ho inviato la prima newsletter di Merita Business Podcast. Se l'avete persa, la trovate sul mio profilo LinkedIn negli ultimi articoli di LinkedIn Pulse. Per ricevere le prossime, vi basterà iscrivervi gratuitamente su merita.biz. Ripeto, www.merita.biz. La seconda cosa che ci tengo a comunicarvi è che potete scrivermi per suggerire i temi dei prossimi podcast e farmi sapere la vostra sugli episodi che avete ascoltato. Vi basta usare l'email giorgio@merita.biz. Ripeto, giorgio@merita.biz. Qualcuno di voi ha usato questa email anche per contattarmi su LinkedIn, avete fatto benissimo. Devo dire che la cosa mi ha fatto molto piacere. È un modo per entrare in contatto con gli ascoltatori, un contatto utilissimo per far crescere Merita Business Podcast. Quindi grazie per essere stati con Alessandra e con me in questo episodio, spero sia stato davvero utile ed interessante. Se avete voglia di farmi sapere la vostra opinione, fare una domanda sull'argomento di oggi o lasciare semplicemente un saluto veloce, potete ovviamente usare i commenti alla pagina www.merita.biz/28, www.merita.biz/28. Tutti gli appunti e link citati durante lo show li potrete trovare lì. Bene, è davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ciao!